Hola, benvenuti in questo nuovo video. Come state ragazzi e ragazze? Spero decisamente tutto bene. Volevo mostrarvi oggi la mia collezione di profumi. Non sono tantissimi, però direi che sono sufficienti per essere definiti una collezione. Ma adesso andiamo a scoprirli uno ad uno. Ecco qui il primo profumo che vi mostro ed è questo qui che è Sì Passione di Giorgio Armani. Questo è nel formato di 100 ml ed è... Mamma mia ragazzi, è veramente buonissimo, tra l'altro per me ha un valore proprio sentimentale perché questo profumo qui l'ho indossato per la prima volta il giorno che ho ricevuto appunto la proposta di matrimonio e quindi per me questo proprio è diventato il profumo del cuore. Dunque, adesso vi vado a dire un attimino quello che c'è all'interno a livello proprio di fragranza, appunto di sensazione olfattiva. Allora, sul sito lo definiscono fruttato, dolce, legnoso, più che altro fruttato. Io non sento molto il frutto, devo dire la verità. Cioè sì, sento frutto, legno, dolce, sì dai, alla fine ok, ci sta, alla fine lo sento come lo definiscono. Dunque, troviamo... Allora, come note di testa, la pera, il ribes nero, il pepe rosa e il pompelmo. Come note di cuore, giusto quelle centrali, la rosa, l'ananas, gelsomino e eliotropio. Non so che fiore sia. E note di base troviamo vaniglia, cedro, patchouli e amberwood. Devo dire che sì, io sento abbastanza il patchouli e la pera. Comunque è veramente buonissimo. Poi adesso ancora il naso non funziona al 100%, però insomma dai, qualcosina riesco a sentire. Adesso vi mostro invece il secondo profumo. Come secondo profumo invece troviamo questo qui che è Sì... No, perché c'è scritto Sì? No, questo è Sì Fiori. Non è Sì Normale. Oh mamma, oddio che turba. No, questo è Sì Fiori. Ho avuto anche il Sì, ma non c'è scritto Fiori? Cioè, non so che dirvi perché qui c'è scritto Sì, ma io so che è Sì Fiori. Eternity later. Boh, vabbè. Comunque, allora, questo qui è nel formato 50 ml ed è un Eau de Parfum. L'altro è un... Anche lui dovrebbe essere uno dei parfum, esatto. Tra l'altro hanno sia questo che quello, l'ho appena visto, un paio di 24 mesi. Questo qui e questo qui, devo dire che tra l'altro sul corpo durano un sacco. Io mi do giusto due spruzzate e continuo a sentirlo proprio per tutto il giorno. Non tendono a svanire durante le ore, ma questo ve lo mettete la mattina. La sera, quando vi andate appunto a togliere i vestiti, comunque ve lo sentite sempre. I prezzi non ve li dico perché comunque ci sono vari siti, li trovate, che ne so, su Sephora, su Notino, su mille Pinalli Douglas, quindi comunque poi con i vari sconti eccetera eccetera uno magari li può pagare meno di quello che costano, quindi non ha senso che io vi mostri i vari prezzi, quanto li ho pagati e quant'altro, anche che non me lo ricordo. Adesso passiamo al prossimo profumo, troviamo questo qui che è Black Opium di Yves Saint Laurent, è un Eau de Parfum intense, insomma, guardate che sciccheria questa boccettina che è blu, sì è blu, qui ha dei glitter tutti in argento, questo tappino è veramente favola, anche questo è bello intenso, questo lo sto sfruttando un pochino di più ultimamente. Adesso vi vado a dire che cosa c'è. Allora, viene definito come accordo principale caffè, vanigliato, aromatico, speziato leggero e poi vabbè, speziato caldo, ok, sì è vero, è molto caldo come profumo. Tutti e tre sono piuttosto invernali, autunnali, forse quello che un po' più potrebbe essere adatto alla primavera potrebbe essere questo qui, poi comunque io in genere proprio prediligo sempre profumi caldi e speziati anche d'estate, infatti le zanzare sono tutte lì su di me. Questo comunque forse è quello un pochino più fresco, diciamo così, ecco, però questo è proprio autunnale. Allora, come note di apertura qui troviamo Assenzio, cioè Boysenberry, cioè, ma che è? Vabbè, sembra una mora, no? Sembra un...
Gelso, non so se avete presente quel frutto che sembra una mora un po' più allungata. Ecco, boh, vabbè. Poi note centrali, fiore d'arancio, si sente, caffè, si sente, gelsomino, sambac. Note di base, vaniglia, si sente, liquirizia e sandalo. Questo è. Mamma buono. Buonissimo ragazzi, anche questo merita. Andate in un negozio, in una profumeria e sentitelo. Adesso invece vi faccio vedere un profumo tarocco. Praticamente è Iodeima Peris, e questo qui è Iris, che praticamente è un formato di 100 ml. Esatto, e dura da un po' di 36 mesi ed è anche lui uno dei parfum. Questo qui è praticamente finito. In realtà dovrei buttare via la boccetta, ma non la butto per ricordarmi che lo devo ricomprare. Questo è un dupe di Alien, profumo che io ho adorato alla follia ed è lui. Cioè, questo è Alien, io vi potrei benissimo far vedere la boccettina di Alien se solo l'avessi. Tra l'altro, io ho avuto anche l'originale e ho provato entrambi e non, cioè, io non riuscivo a capire la differenza. Neanche per quanto riguarda la persistenza, cioè non è che dite ah, ma questo è un dupe, durerà meno. No, onestamente no. L'unica differenza sta nel prezzo, che questo l'ho pagato sui 20-25 euro, ora non mi ricordo, per un 100 ml. Quindi questo me ne mettevo a litrate, tanto voglio dire per 20-25 euro ci sta. Quell'altro profumo da 100 euro, ti mettevi una spruzzatina. Basta, doveva durare tutta la settimana perché insomma, erano tanti soldi. Allora, io vi devo dire la verità, ragazze, sono sincera. Mi piacciono molto i profumi, però li trovo un po' soldi buttati via, nel senso che se c'è un profumo particolare, tipo che ne so, un po' ricercato, una fragranza unica, diciamo così, francese o non lo so, vale i soldi che voi vi sentite di spendere, che possono essere 50, 100, 200, 300, cioè quello che vi va o vi potete appunto permettere di spendere per un profumo ci può stare. Tuttavia, se esistono dei dupe, come in questo caso Alien, secondo me, voglio dire, sono quelle fragranze sentite e risentite. Che voi abbiate un originale da 100 euro o un dupe da 20 euro fa poca differenza. Per esempio, un altro profumo che vi mostro è questo qui, che è Creed Royal Oud millesime. Ok, questo qui è un profumo, praticamente è un profumo francese, un profumo di nicchia che infatti non trovate in tutte le profumerie o comunque quelle un po' più commerciali, ma le trovate nelle profumerie un pochino più di nicchia, più pregiate o negli aeroporti, più prestigiose forse, vabbè, comunque negli aeroporti e quant'altro. Un dupe di questo, secondo me, o almeno io non sono mai riuscita a trovarlo, quindi non so se esista. Quindi, questo, tra l'altro, è un profumo che quando voi l'avete, nessuno sa che profumo avete, a meno che questa persona non abbia la fissa per quel profumo o non sia un pochino, come si può dire, comunque, diciamo, appunto, una appassionata di profumi. Un Alien, un Hypnotic Poison di Dior, un J'adore, cioè come vi passa accanto, voi siete abbastanza, cioè capite subito che profumo è, perché comunque è piuttosto commerciale. Per quanto ottimo, ottimo, io lo adoro, o che ne so, anche Narciso Rodriguez, però lo capite subito che è un Rodriguez, quindi cioè, secondo me a quel punto non merita tanto spendere tutti quei soldi. Comunque, tra l'altro, fatemi sapere nei commenti invece voi cosa ne pensate sulla questione, se siete pro o contro i dupe dei profumi. Comunque, adesso vi presento lui. Lui veramente l'ho messo tipo due volte perché l'ho preso in un periodo della mia vita in cui avevo proprio bisogno di profumi molto forti. Questo, infatti, è Oud. Quindi cuoiati, queste cose un po' particolari, quasi un po' maschili se vogliamo, no? E poco dopo invece ha smesso di piacermi e ha una fragranza molto molto particolare, proprio ti deve veramente piacere. E adesso magari vediamo sul sito che cosa dicono. Allora, questo tra l'altro è un profumo francese ed è un 75 ml, non c'è scritto, cioè ovviamente è un Eau de Parfum, comunque. Ah sì. C'è scritto HP. HP sarà. No, no, perché. Oh, eccola lì. Comunque, vabbè.
Allora, accordi super legnoso, cioè legnoso, muschiato, talcato. Le note di testa sono il pepe rosa, il limone e il bergamotto di Sicilia. Io tutto sto limone, sto bergamotto, lo sento proprio, vabbè. Sarà il naso che ora non funziona bene. Comunque, poi troviamo le note di cuore, cedro, angelica e galbano. Bene, mi viene in mente il formaggio galbanino. Le note di base sono sandalo, muschio e legno di agar, oud. Questo qui, oud. Sì, è molto particolare, è molto particolare. Anche di questo comunque una spruzzata e siete a posto per sempre, per tutta la vita. Ecco, tipo, se di questo magari tendete a metterne una quintalata, perché tanto costa 20 euro, di questo ve ne date un mezzo spruzzo e può bastare così, perché lasciamo stare il perché. Ecco, il prezzo di questo è veramente assurdo, non so se avete mai comprato un Creed, ma sicuro che ha un costo un po' da disgraziati. Poi volevo farvi vedere questo. Questo qui è un profumo, ma non per il corpo. È un profumo per capelli. Ed è Narciso Rodriguez Forever. Costa, mi sembra, una 30ina di euro. Questo l'ho preso con un regalo della mia carta gold di Sephora, che ti danno 30 euro come buono compleanno. Ho preso pari pari questo qua. È buonissimo, veramente. Ed è, vedi, sì, un profumo, sì, vabbè, insomma, un profumo per capelli, è molto persistente, è molto molto buono. E voi direte, sì, vabbè, ma non ti puoi mettere il profumo normale. No, perché questo è proprio apposta, quindi è più delicato, mentre il profumo contiene alcol e l'alcol vi va a seccare i capelli. Sono sincera, delle volte l'ho fatto magari un po' sulle punte. Però non si fa, non si fa, non si fa. Allora, questo qui ve lo definisce come proprio talcato, muschiato, rosa, iris. È tutto vero, sento tutto di questo. E appunto, le note di testa è la rosa, cuore, note talcate, iris. La note di base è muschio. Esattamente, cioè non saprei proprio descriverlo meglio. Tutto quello che viene detto io riesco a sentire. Ottimo, ottimo, ottimo. Ma voi mettete mai il profumo per capelli? Prima lo facevo sempre, adesso un po' meno. Cioè, anche perché non si può uscire, quindi dove vai col profumo per capelli che costa un sacco di soldi, disgraziata. Questo vabbè, dai, lo conoscete tutte sicuramente, che è la Vie Belle di Lancôme. Guardate com'è elegante questo fiocchino che ha qui, è molto carina la boccetta secondo me, ed è anche lui un eau de parfum, ed è un 75, c'è scritto 75 ml da un pau che non si riesce a vedere perché è talmente minuscolo che sembra un granello di polvere quasi. Allora, vediamo che cosa c'è. Io ho la versione proprio quella classica ed è dolce, vanigliato, fruttato. Tra l'altro, madonna, se è vecchiotto come profumo, è un 2012, cioè quasi 10 anni. Mamma mia, mi sembrava ieri. Cioè, come tipo, cioè, quando è uscito in commercio, ovviamente, non è che questo ha 10 anni. Allora, le note di testa sono ribes nero e pera. Oh, la pera a me mi deve piacere perché c'è in varie fragranze. Comunque, note di cuore, iris, gelsomino e fiore d'arancio. Anche il fiore d'arancio mi piace un sacco. E anche l'iris. Le note di base sono pralina, vaniglia, patchouli e fava tonka. Comunque, noto che quasi tutte queste profumazioni, no? Un po' cioè non è che si somigliano perché sono tutte proprio diverse in realtà. Però tendono ad avere spesso delle cose in comune, cioè se vedete la vaniglia, il patchouli, l'ambra o comunque, che ne so, l'iris, la pera, li troviamo in varie fragranze. Magari ci sono alcuni tipo, non so, il limone, la viola, che ne so, non mi viene in mente niente, però bene o male sono sempre le stesse arome un po' rimescolate. Questo qui, per quanto riguarda la durata, sinceramente gli do un voto 7,5, perché non, cioè io lo metto su di me dopo poco, ma anche se lo metto sui vestiti io non lo sento più, cioè mi va proprio a svanire, però non è che non lo sento io, non lo sente neanche chi è accanto a me, quindi non lo so. Cioè è poco persistente, ripeto, su di me, perché poi io magari mi capita di sentirlo su altre persone,
Io non so se sono tirchia io che ne metto poco, ma non penso, oppure non so, io me li mangio praticamente. Oh, questo ragazzo è un gioiellino di gamma proprio. Allora, questo profumo qui è un Montale ed è Roses Musk. È un profumo, cioè per me è un profumo super femminile. Mamma, questa è la donna e sa proprio di rosa e muschio. È un 100 ml, ovviamente è un eau de parfum, esatto, ed è un profumo francese, proprio come il Creed. Quindi anche lui è un po' più di nicchia, non riuscite a trovarlo in tutte le profumerie. E adesso andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Esatto, allora come accordi principali troviamo la rosa, muschio, talcato, floreale e fiore bianco. Niente, non c'è, cioè, dà semplicemente le note del profumo: rosa, muschio e gelsomino. E questo è, non c'è note di cuore, di testa, di testa spalle, baby. One, two, three, no. Testa spalla, baby. One, two, three, testa spalla, baby. One, no. È proprio questa. Quindi, questo è. Niente, questo ragazzo, io ve lo dico, ve lo mettete una spruzza. Ecco, tipo io prima questo me lo mettevo un pochino sui polsi, mettevo polso, polso e un pochino dietro le orecchie, non ci stavi dal puzzo, cioè no, dal puzzo, nel senso che ti durava, cioè stuccava anche troppo perché è veramente potente. Adesso ho iniziato a capire come funziona, mi metto una spruzzata sola su un polso, me lo picchietto, me lo struscio un po', anche se non andrebbero strusciati per non andare a miscelare, insomma, bla bla bla. Comunque io lo struscio e basta. Poi magari faccio un po' così per tamponare e basta perché è sufficiente. Questo, non lo so, un 100 ml vi dura vita natural durante perché ne basta o niente che ve lo sentite dalla mattina a fino a tutta la settimana. Quindi, insomma, Montale top come brand, andate a dare un'occhiata nella vostra profumeria di nicchia di fiducia. Ok, no, no, invece no, ve l'ho fatta credere, birbone, eravate già pronte lì per chiudere il video, invece no, dovete stare ancora qui a seccare, incollate vicino a me. Dunque, questo qui non è un profumo, ma è un'acqua profumata di Victoria's Secret. Questa è vecchia, questa è vecchia quanto il cucco, ed è Coconut Passion, che è vaniglia e cocco. Questa, essendoci il cocco, mi piace usarla d'estate, ma questo è proprio un chiappa zanzare. Avete presente tipo quei foglietti che andate a mettere dentro le mensole dove c'avete, che ne so, i biscotti, la pasta, oppure le farine, no? Attaccate questo foglietto, dopo un po', se avete delle farfalline, vanno tutte lì, perché questi foglietti contengono degli ormoni che vanno ad attirare queste farfalline. Ovviamente se in casa non le avete, non le avete, ma se le avete e non le vedete, perché vi assicuro che non le vedete, a meno che non siate in base, cosa che è successa a me, ma questa è un'altra storia, ne parleremo in una sede differente, vi si appiccicano tutte lì. Bene, le zanzare. Io mi mettevo questa, probabilmente ha degli ormoni che proprio attirano le zanzare, e tutte le zanzare del posto venivano da me. Quindi tutti contenti, chi usciva con me, no? Perché almeno gli altri erano super liberi, mentre io ero proprio ciucciata nelle barbe dalle zanzare. Comunque, quindi d'estate non lo potete indossare. In inverno un'acqua non la sentite neanche, cioè questa la dovete mettere d'estate che vi sta bella sulla pelle, no? Sulla pelle libera. Ma no, quindi in estate ha dei contro, d'inverno non ha senso e quindi è qui da, penso, non lo so, da 6 anni ed è sempre qui, ma vi garantisco che mi piace un sacco, cioè è buonissima, è dolcissima, non stucca. Ora probabilmente se me la do è acido sulla pelle, però mi dispiace buttarla via perché l'ho comprata proprio a Londra da Victoria's Secret. E niente, vabbè, tra l'altro contiene anche alcol, sì, alcol, acqua, fragranza.
E niente, questo Victoria's Secret, se vi capita, non la comprate perché non ve la potete mettere. A meno che voi non abbiate il sangue acido di vostro e magari forse bilanciate, quindi le zanzare non vi vengono a ciucciare. Bene ragazzi, adesso siamo davvero arrivate alla fine del video. Fatemi sapere con un like se vi sono piaciuti i miei profumi, oppure anche con un dislike se non vi sono piaciuti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!